Buongiorno a tutte. Allora, sto simulando il modello di una gonna semplice che dopo trasformerò in una gonna normale. Allora, innanzitutto io sto facendo delle misure approssimative, quindi vi dirò come si fa, però io, essendo che sto facendo solo una prova, mi farò un modello piccolino. Che dopo non dovrò tagliare. Allora, in pratica io ho fatto un rettangolo di 41 centimetri. Facciamo finta che i miei fianchi sono di 82. Allora, se i miei fianchi sono 82, io devo fare un rettangolo di 41 centimetri. Ai 41 centimetri io mi devo fare la metà, quindi 21 e 20 e mezzo. A 20 e mezzo io mi traccio una linea al centro perché devo fare le due metà delle gonne, quindi davanti e dietro. Mi traccio la mia linea, mi traccio. Aspetta. Ok. Allora, dopo che ho fatto questo, io praticamente mi devo fare le misure delle riprese. Allora, normalmente sul davanti la ripresa si sposta di 9 centimetri. Siccome io in questo caso non ho i centimetri, mi sposterò così a caso. E quindi voi calcolate 9 centimetri più 2 centimetri per fare la ripresa. Quindi questo, la metà è 1. E quindi questi sono 2 centimetri. Dal fianco invece io mi sposto di 3 centimetri per parte. E la stessa cosa faccio qui. Qui invece mi devo spostare di 8 centimetri. Allora, però se vi dicevo che comunque non avendo fatto le misure diciamo grandi, io mi sto facendo così a caso, però facciamo finta che questi sono 8 centimetri. E poi mi faccio la ripresa di 3 centimetri. Questo è per quanto riguarda il dietro, quindi la metà è 1,5. Allora, poi mi scendo dalla vita, mi scendo di 16 centimetri. Dipende da quanto è alto uno, cioè una. Io mi scendo i centimetri. Se una è alta 1,80, per esempio, io mi scendo di 18 centimetri. Se una è sugli 1,60 m, mi scendo di 16 e quindi mi traccio le righe. Questa è la riga del fianco, diciamo, dell'altezza del bacino. Allora, alla circonferenza della vita io ho tolto 3 centimetri per parte e quindi questa dovrebbe venire la mia curva, diciamo, la mia curva vita. Poi col metro mi faccio le correzioni. Io mi misuro in base agli spazi che gli ho lasciato, mi misuro per vedere se la mia circonferenza vita è giusta, perché il bacino sono sicura che è giusto, però la vita io me la devo ricontrollare. Quindi se io per esempio mi manca qualche centimetro, o lo tolgo o lo aggiungo, dipende. Di solito lo tolgo dai fianchi o dalla ripresa più grande, dipende di quanti centimetri devo togliere. Allora, ed è fin qui. Poi dal lato, da questo lato, io mi devo alzare di un centimetro, dal lato davanti, sia dal lato davanti che dal lato dietro. Quindi mi alzo un centimetro da una parte e un centimetro dall'altro. Invece, dalle parti finali io mi devo abbassare di un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra, e mi creo una piccola curva che va salendo fino al centimetro, così, sia da una parte che dall'altra. Ok? Allora, fatto questo, io mi misuro, allora questo per quanto riguarda la gonna a tubino, la gonna dritta. Allora, facciamo finta che la mia gonna sia lunga fin qua.
Cioè io mi sto facendo adesso una, diciamo, una gonna piccola perché per non sprecare carta, per magari per stare più contenuta nel telefono, perché altrimenti diventa troppo grande e quindi non riesco a gestire col telefonino. Allora, questa me la scendo fin sotto. Allora, diciamo che questa è la mia gonna, però da qui mi devo scendere dalla ripresa dietro, mi scendo di 13 centimetri. Allora, scesa 13 centimetri, però io siccome qua mi sono spostata per esempio da 8 centimetri, dovrei spostarmi anche sotto di 8 centimetri. Quindi 8 più no, aspetta, mi sono spostata 8, però la metà era di 9,5, quindi io mi sposto la stessa misura da qui. Ripeto, io non sto rispettando proprio le misure precise perché la sto facendo piccola, però vi sto dicendo le misure come vanno giuste. Allora, poi questa ripresa io me la finisco fin qui, sia da una parte che dall'altra. Ok? La stessa cosa faccio qui. Allora, qui abbiamo detto che mi sono spostata di 9 centimetri più un centimetro. Quindi io mi traccio una linea dalla metà della ripresa fino a metà fino in sotto. La ripresa in questo caso scende di 10 centimetri sul davanti. Quindi io mi sposto di 10 centimetri e mi creo la mia ripresa. E questo diciamo che è la gonna, cioè la gonna classica. Adesso me la rintaglio, vi faccio vedere due altre cose. Allora, io mi sono tagliato il davanti e il dietro a parte perché vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, una signora mi ha chiesto come fare una gonna svasata. Allora, dipende dalla svasatura. Io mi allargo, se fino a 3 cm me lo posso allargare iniziando dal fianco e allargare fin sotto. Però se i centimetri sono di più, io che faccio? Allora, mi misuro dalla parte sopra quanti centimetri, per esempio qua avevo fatto i centimetri della ripresa, no? E li porto fin sotto. Aspetta, questi erano. Me li porto fino sotto e tiro una linea fin giù. Aspetta che mi poggio bene. Mi poggio fin giù. Allora, per fare allora, intanto con la gonna svasata mi chiedeva come fare le riprese per la gonna svasata. Allora, io vi faccio solamente la parte davanti. Però se una la vuole molto svasata, questo procedimento lo può fare sia davanti che dietro. Allora, mi taglio la parte centrale della gonna, continuando alla ripresa laterale. Ok? Poi mi metto il mio modello sopra un foglio per ricacciare questo modello. Allora me l'allargo, praticamente mi chiudo la ripresa, mi chiudo e mi vado a ricacciare il modello che ho fatto. In pratica questa sarebbe la svasatura che ho fatto. Se poi si intende svasare poco poco altro, basta tracciare un altro pochino il laterale. Allora io mi riporto per esempio questa misura. Diciamo, non me, faccio tutti i contorni della svasatura, cioè della gonna, come devo fare, riportando naturalmente il bacino e tutte le misure sotto, così. In pratica, io quando taglio questa gonna, la parte del cinturino non faccio le riprese, perché diciamo che le riprese ormai il modello si è modellato. E potrei fare la stessa cosa anche sul dietro, se volendo, altrimenti lo lascio in questo modo. Lo lascio così.
Allora, una signora mi ha chiesto se c'è un modo per fare i punti denti senza usare ago e filo. Allora, sì, esiste un modo e c'è una carta copiativa per tessuti. In pratica, tu quando ti poggi il modello sopra il tessuto, puoi mettere la carta copiativa sotto, non dal dritto, altrimenti rimangono macchiati. E ti ripassi tutti i contorni di quello che vuoi fare punti lenti e questo puoi farlo, quindi esiste. Allora, per fare invece la gonna normale, per fare una ripresa, io mi ritaglio questo angolino della ripresa. Naturalmente, se non si è pratici, si fanno o i punti lenti o, come vi dicevo, la carta copiativa. Allora, quando ormai ho fatto tutti i punti lenti, io mi giro il tessuto dal rovescio, mi giro e mi faccio questi punti fino alla fine della mia ripresa. Mi faccio un punto finale e vado a finire a punta, cioè inizio la cucitura dei centimetri che ho lasciato, no? Qua per esempio, e finisco fino a punta. Questa cosa poi magari ve la faccio vedere sulla macchina appena, diciamo, un attimo. No, appena un attimo, nel senso che siccome è una cosa per me semplice, se avete bisogno ditemelo che ve la faccio, però penso che sia stato più utile questa cosa che fare altro. Spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile questo video.